If I like it, then I'm straight. Boat partying in a club. E bella a tutti e ben ritrovati, come al solito io sono Cocò e oggi non sono in compagnia della compagna, in quanto sono andando a trovarla al lavoro stranamente dopo che ho staccato anche il turno di notte, mi ci sono svegliato e nulla, sto andando a trovarla in quanto è il suo compleanno. Porca miseria, io sono andando a trovarla ma ho dimenticato in casa il regalo, guardate voi quanto sono scemo io. Quindi ora mentre scaldo la macchina torniamo su a prendergli il regalo. Gente che mi saluta. E poi la sfiga è anche che dovrei andare a prelevare, ma come al solito faccio le cose all'ultimo. Quindi già iniziamo male. Sono in ritardo. Per fortuna la benzina ce l'avevo, di solito rimango anche in riserva. La rietta calda bene, sta andando. Ci andiamo anche dietro. Dimentico il regalo. E non ho prelevato. Signori, con voi qua il sacchettino. E nulla, lei già intuisce cosa gli ho preso. Mi ha detto no, non prendermela, non prendermela, non prendermela. Però boh, a me piaceva. Poi sono anni che mi sopporta, quindi solo per la sopportazione che porta appresso per me, secondo me merita questo e dopo 150 ragazzi. Dai zitta, non rompo le scatole. Sulla statale 35. Sì. Sulla statale. E nulla, spero di riuscire a raggiungere in tempo. 100 metri, svoltare a destra. Girare a destra. Alla sì. Prossima strada, svoltare a destra. Svoltare a destra. Per forza. Andare al paese, meglio andare alle campagne. Alla prossima strada, no, ma... svoltare a destra. Signori, è mezzogiorno e 5 minuti più o meno e c'è una nebbia allucinante. Seguire la strada per 500 metri. È una cosa allucinante. Più avanti, svoltare ma a destra. Ma io te lo giuro ti picchio. Come si toglie l'audio sto coso? Allora... indicazione, oh, allora, dopo 6 mesi che ho sta macchina sono riuscito a togliere il coso vocale, tanto la so un pezzo, non so la via, so arrivare al paese. e nulla signori, seguite il video per vedere cosa gli regalo e niente, voi come state? Ah, poi volevo dire un'altra cosa, allora, c'è gente in mezzo al paese qua che mi guarda mentre parlo con una videocamera e veramente voglio, ma voglio dire tutta sincerità che ammiro le persone che riescono da sole tutti i giorni a stare con una telecamera in macchina e parlare così. Cioè io boh, mi sento un po' uno in imbarazzo, due uno scemo, cioè chi ti vede là che parli e pensa o è al viva voce o se vede la videocamera e dice questo ha problemi, parla con una videocamera. Quindi veramente io le persone che si svegliano la mattina e fanno solo questo, si filmano, hanno questo coraggio, questa voglia e indifferenza, veramente io boh, vi ammiro veramente, cioè, a me fa davvero strano. Non so se guardare la telecamera, fermarmi e parlare con voi o se guidare e fare tutto. E mi viene davvero strano, c'è una nebbia ragazzi che non potete capire. Cioè è una cosa allucinante. Porca miseria. Vedo niente, sono anche in ritardo. E va bene così. Mettiamo la freccettina che siamo amici degli indiani. Signori, benvenuti a Milano, soprattutto in periferia, ecco a voi come si presenta diciamo l'inverno da noi, visto che siamo a metà dicembre ed ecco a voi ciò che mi spetta. Zio stai lì, bravissimo, ok, che devi consegnare la posta, però stai lì. In alcuni tratti si
intravede qualcosa, in altri 50 metri di visibilità e basta. E poi la cosa che mi fa davvero davvero incazzare, allora c'è la nebbia, non dico che devi accendere l'albero di Natale visto che sei in armonia sotto le feste e quant'altro, ma porca miseria, accendi almeno una luce, accendi quelle di posizione dei fendinebbia se hai paura di bruciarti le lampadine, ma cacchio, accendi qualcosa, non si vede niente. Magari in quel momento tu ti sposti nell'altra corsia per una bicicletta, per un trattore, convinto che non arrivi nessuno, perché comunque bene o male, se si accende una lucina dai così lo vedi. No, tutto spento! Tutto spento e poi succedono gli incidenti. Cioè io questa gente veramente non la sopporto. La detesto. Fortunatamente sono quasi arrivato. Poi per non parlare che ieri sono andato a fare gli acquisti di Natale. Volevo fare il filmato, ma è successo che purtroppo io sono una testa un po' così. Essendo che sto già iniziando a editare un video precedente, ho estratto i file dalla memory e come un impacciato l'ho dimenticata nel computer. Quindi ho fatto rec, bel messaggino, nessuna unità di memoria presente. Bene, buona, il video non è stato fatto. Quanto sono io intelligente, quanto possa essere intelligente, che italiano ragazzi. Allora signori, siamo quasi arrivati. Adesso c'è da trovare l'azienda, che io sicuramente mi ci perdo. Stranamente sono abbastanza puntuale, dai, ce l'ho fatta recuperare un attimo sul vialone. A riuscire ad andare un attimo nei limiti, però ad andare che sta a 30 all'ora in colonna, e dai, 300 metri siamo arrivati. Allora dove? È una palazzina gialla. Navigatore mi dice 150 metri. Allora, questa non è, sarà qua, può essere, no, non è questa. Allora, dove cacchio è? Eccola lì, mamma mia, siamo arrivati signori. La macchinina, signori, sono arrivato, il vermicello non so dov'è. No. Signori, c'è chi va, c'è, saluta, ciao, chi che saluta? I miei followers. E buonasera a tutti, eccoci qua, finalmente sono riuscito a riposare come avevo detto all'inizio del video, che ho staccato il turno di notte e quel furuncolo lì dovrebbe arrivare. Diciamo che appena aperto il regalo gli è piaciuto, non sono riuscito a filmare dentro il locale in quanto per via della musica, le solite cavolate, copyright, non copyright, quelle bacianate lì. E nulla, vi canto una canzoncina nell'attesa, dai. Le stelle sono tante, milioni di milioni. Oh, è arrivata. Io non la firmo, si rovina la telecamera. Ma come si rovina la telecamera? Guardate. Le stelle sono tante, milioni di milioni. Guarda il nasone. No, fai vedere cosa mi ha regalato. Niente, dai, il naso. Dai, non. Guarda, è inutile che ti alzi, tanto sei alta un metro e... Lo Swarovski! Non è il naso. Non credo ancora che me l'hai presa, però vabbè, fa niente, devo ancora... No, è che io sono uscito e era lì e mi è caduto tra le mani, allora l'ho raccolto e ti ho pensato e te l'ho dato. Ok.
Okay. Comunque mi ha commosso, stavo sì, per dire. Bla bla bla. Come bla bla bla? Io non faccio bla bla bla. Dacci un botto. Eh sì, è tanto. Tanto metti in ordine. Tanto metto a posto io, capito? Sì. Guardate, guardate cosa mi ha regalato quello. Cos'è? La Zanocchi, con l'anima Zanocchi. Sì. Poi magari ha preso Tarocca, Sì, ti pare. Eh? Ti pare? Beh. C'è tanto di scatole e scontrino in tasca mia però. Bene, basta, ci sta rovinando la telecamera col tuo naso. Puoi levare, grazie. Devo far vedere, guardate che bello il divano con le luci rosse. Che l'abbiamo messo, l'abbiamo fatto dopo, molto dopo aver fatto l'albero. E nel video non c'è. Poi lì c'è il nostro giochino. E casa è solito. Oddio, sei girata. Perché ti sei girata? Ti ci mando! Dove? Eh, nel paese dei balocchi. Hai già risposto che ti ci manco. Grazie amore. Prego. Ora posso anche fermare perché si rovina la telecamera. No, scherzo. Dai, vieni vicino a me, va. È arrivato all'ombrico. Si gettava un ombrico. Senti questa. Le pietre sono tante, milioni di milioni. Abbiamo uno Swarovski. Felice. Domani ti si rompe. Non è vero. Sì. Anch'io scemo. Stupido. Sei scema. Io insieme a tu sei scema. Sì. Allora guardate che faccio la culetta. Vado al naso. Moretti, pensalo a un cappero. Ma che cosa stai dicendo? No, non è vero. Ma a casa provi la doccia. È vero. Basta. Signori, speriamo questo piccolo video vi sia piaciuto. Avete visto qua i due lombrichi. Parla per te. Parla per te. Io sono ancora in metamorfosi. No? Ah, ancora in metamorfosi. No, non mi sono ancora trasformato. Perché, no, quello è il verme. La verme poi diventa una farfalla. E ferma che poi diventa cieco. Bruco diventa farfalla. Bruco verme. Bruco verme. Verme bruco. Perché hai scoreggiato? Non è vero. Perché hai ruttato? Perché dovevo digerire. L'ho vista. E ti scende tutto il muco. Già accendila. Vabbè, accendi. Bene signori, il video si conclude qua, vi auguriamo un felice Natale, buone feste, buon anno nuovo, buona Pasqua e ma buone che buona Pasqua? Siamo ancora a Natale. Dopo Natale cosa c'è? Capodanno, dopo Capodanno ci sei te. No, ci sei tu. A Befana. Sei già te, no, Befana. Già. E dopo ti ho preparato la scopa. Dopo c'è la festa dei innamorati. E poi dopo c'è Pasqua. Non ci posso dire. Il video si conclude qua, un grosso saluto e abbraccio a tutti voi strani come noi. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale se vi va, commentate se ci avete voglia, se voglia. Tanto potete anche non scrivere, lo fa con la voce, ormai la tecnologia è avanti. Audio. Seguiteci sulla nostra pagina Instagram che ogni tanto mettiamo qualcosina e ci vediamo alla prossima. Un grosso saluto e abbraccio da Cefè. E il bruco cocò, l'ombrico. È l'ombrico cocò. Ciao a tutti! Ciao a tutti!